anche quest'anno ci sono stato. Io non sono mancato durante il lockdown, però vorrei ricordare che quando ci si richiama all'osservanza delle regole, ricordiamoci pure altri messaggi che ci vengono dal 2 aprile. Nel 2 aprile del 1985 si diceva non c'è la mafia. Io vedo che sono passati 37 anni, non si dice, c'era paura a dirlo. Non c'è la massoneria. Io non sento nominare la parola massoneria. Ma è mai possibile che tutto quello che dicono i luoghi, non i collaboratori di giustizia, i luoghi, non additino a tutti quanti la presenza di una massoneria che va al di là di questi luoghi? E il mio augurio qual è? È quello che, ma non 37 anni ancora, noi dobbiamo aspettare perché si parli di quest'altra realtà che è ancora peggio della mafia di cui si sta parlando qui, perché non è locale, è internazionale, è qualcosa che serve a dirigere il mondo. E quando si parla di regole, ricordiamoci delle prime regole della nostra Costituzione, quella della democrazia e della pace. Le controversie debbono essere risolte con la pace, non con la guerra. I governanti non possono trasformarsi in trafficanti. Questo è l'insegnamento che è nella Costituzione, non lo dico io, è scritto nella Costituzione. Per la Costituzione sono morti partigiani e comuni cittadini, ma com'è possibile che oggi i governanti diventino segretamente, richiamandosi a segreti di Stato, commercianti e fornitori di armamenti? Come è possibile, quando nella nostra Costituzione c'è scritto che l'Italia aborrisce questi sistemi? Non è ragionevole. Bisogna inculcare, farlo tenere presente ai giovani questo principio. Non si può dimenticare in questi momenti in cui c'è il rischio che crolli tutto il mondo, che non è la guerra la risoluzione dei nostri problemi. Debbono essere i principi di pace, di libertà, di rappresentatività del popolo. Qui non abbiamo governanti che sono eletti dal popolo. Il popolo si deve riappropriare delle istituzioni, perché i nostri rappresentanti non debbono rappresentare le multinazionali, l'euro, la NATO. In passato significavano stay behind, gladio, ma oggi sono diventati tutti santi. Tutte le guerre che hanno fatto in passato sono state tutte senza morti. Sono le morti che vediamo noi oggi, sono morti di guerra. E dove sono le morti del passato? Dove sono i bambini del Vietnam che negli anni 70 sono stati distrutti geneticamente e continuano a nascere deformati? Chi è che ha utilizzato quelle bombe biologiche? E non sono stati gli americani, non è stata la Monsanto, sono cose che risultano da atti. E la Monsanto non ha preso appalti in Ucraina. Ma ricostruiamo la nostra storia guardando il passato, e non abbiamo il timore, non dobbiamo avere il timore
di queste persone non hanno il potere di rappresentarsi, di rappresentarci. Non è giusto. Ci dobbiamo riprendere le libertà, ne dobbiamo avere cognizione, dobbiamo insegnare ai nostri figli cos'è la pace, la solidarietà, l'amore, non i principi della guerra. Questo è il mio augurio per il futuro. Scusate, sono senza voce, però ci tengo a ringraziarvi tutti e mio marito, perché per me è importante essere qui con Carlo, con Nino, con Totò Laporta, è importante essere qui con mio zio Enzo e le sorelle di mia mamma, mia zia Vita e mia zia Dorina. È importante quello che dal 2008 abbiamo fatto per fare sì che la memoria di mia madre, dei miei fratelli, della strage di Pizzolungo, di quello che è accaduto il 2 aprile dell'85, il dolore, il nostro dolore, sia e diventi impegno da parte di ciascuno di noi quotidianamente nell'essere, diceva Carlo, liberi, cittadini pensanti, nel fare le nostre scelte. Sicuramente dobbiamo essere tutti protagonisti. Noi abbiamo pagato un prezzo carissimo, che è stato il sangue versato di Barbara, Giuseppe, Salvatore. Quello che si portano dentro Carlo, Totò, Nino, le loro famiglie. Questo è il prezzo che abbiamo pagato noi. Però questo dolore lo dobbiamo noi, io ci sto provando, trasformare in voglia di riscatto. Può avere un senso il dolore che le nostre famiglie hanno provato e continuano a provare. E mi riallaccio proprio a quello che ha detto, poi non riuscirò più a parlare, però lo voglio dire, quello che ha detto Salvatore Inguì. Noi dobbiamo incontrarli questi ragazzi, dobbiamo fargli credere nelle istituzioni, perché esistono le istituzioni fatte da uomini e donne dello Stato che sacrificano le proprie vite e le proprie famiglie. Dobbiamo credere nella giustizia con la G maiuscola, perché ci sono, a fronte di pochi magistrati, anche corrotti, ci sono tanti magistrati che nel silenzio dei loro uffici, uomini e donne, sacrificano anche loro, le loro famiglie, per scrivere la verità. Io ci credo fermamente. L'ho sempre detto e non è retorica. Noi abbiamo pagato le nostre famiglie, ripeto, la mia, ma quella di Carlo, di Nino, di Totò, di Raffaele, di Mercurio, oggi non c'è la moglie qui, e di Rosario Maggio. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, ma ciò non significa che noi dobbiamo trovare questo, al dolore dobbiamo trovare un senso, e il senso soltanto lo possiamo ritrovare se tutti insieme siamo parte del cambiamento. Grazie.